Io sono, come dico, un po' sulle montagne russe, quindi ho dei momenti di grandissimo entusiasmo, dei momenti di dubbio e se sono in questo ambiente, quindi frequento voi, vengo qui, la mia energia è proprio molto molto potente. Quando sono nel mio ambiente sento l'energia che si prosciuga, quindi ho capito che devo cambiare relazioni, ma sono un po' ancora in questa fase. Chi è che sente la stessa cosa? Ho alzato la mano anch'io, Nel senso che questa è la vita, ragazzi. Avevo fatto questo grafico dove la crescita di solito uno la fa così. Perché? Perché questa è, io la chiamo la convergenza delle competenze. Sono andato a Scottsdale più volte negli ultimi mesi, dove ho visto Uber che guida da solo. Arriva Uber, vede il volante che gira e ti viene a prendere. Com'è possibile? Sembra magia. Se tu lo facevi vedere a mio papà 20 anni fa, 30 anni fa, dico sì, dai, non è possibile, una cavolata, no? Ma il punto qual è? Che sono convergenza delle tecnologie. Perché? Prima c'è la ruota, poi c'è il motore, poi c'è il motore elettrico, poi c'è il GPS, poi ci sono le camere, i sensori, tutto quanto convergono insieme e alla fine sembra magia. Se tu lo fai vedere a uno del Medioevo, ti sparano, ti impiccano, ti ghigliottinano perché sei una strega, giusto? Succede così anche per noi. Succede così anche per noi quando otteniamo risultati. E il problema è che le persone si fermano qui. La prima competenza da apprendere è gestire gli alti e bassi. Perché se tu guardi questo e fai, facciamo lo zoom qui di questo pezzetto, prendiamo questo pezzetto. La differenza la fa tra chi opera qui e opera qui, opera qui e opera qui e tra chi opera anche qui. Perché? Perché non si ferma mai. Tra qui e qui uno si ferma, qui c'è uno stop, mettiamo la S di stop. Cosa succede? Se tu leggi qualsiasi libro di crescita personale sulla produttività o di produttività, quello che accade è che ti dice che se tu fai 5 task, no, ripetitive, e tu le dividi, quindi fai un pezzetto di uno, un pezzetto di quello, un pezzetto di quell'altra, la tua testa tra questa task si deve assestare, tu perdi un sacco di tempo, che rispetto a fare tutte insieme. La confidenza, l'ispirazione, devi trattarla come un bambino di 10 mesi, perché è la cosa in assoluto più importante per un imprenditore. Quindi all'inizio, soprattutto finché non capisci questo concetto, dopo è facile. La cosa principale all'inizio, o anche nel mente, però nel mente già è lo slancio, è più facile, è capire chi vuoi togliere dalla vita, chi vuoi tenere e chi vuoi tenere se non è allineato con te, come allinearlo? Perché a volte, parliamoci chiaro, non è che puoi togliere chiunque dalla vita. Ok? Se la moglie, dovete allinearvi, dovete parlare, 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 parlare. Quando questo accade, il resto puoi scegliere tu. Per dire, io parlo sempre male di Promano, no? Che non è carino Promano. Sto comprando una casa a mia mamma lì a Promano, ma non ci andrò mai. Perché? Perché Promano a me non piace. Ma non perché le persone sono indietro, roba del genere, perché è un ambiente che non mi ispira, è un ambiente che mi tira giù, è un ambiente che quando parli a una persona come basta, dai. Tutte le mattine voi quelli che lavorano con me, dalla grande come al solito, sono più energici di me, un po' gli educativi, un po' sono così, un po' l'abbiamo reclutati così, però voi quell'ambiente ogni singolo giorno. Ogni volta che vado a fare un investimento, l'ultima volta ho fatto un investimento a 120.000 euro l'anno, 10k al mese, mando un messaggio a mia moglie. Dico, Jessica, ho fatto un altro investimento. Quant'è? 120, grande, fantastico, avrà un ritorno enorme, ok? Non è che dice, oh, ancora un altro investimento. No, questo è quello che accade. Ora, la moglie e il marito un conto, il socio è un altro, socio importantissimo. Noi abbiamo diverse persone, diversi clienti che abbiamo aiutato o a separarsi dal socio o a allinearsi. E comunque erano contente. Entrambi i soci, tra l'altro, anche quando si sono separati. In alcuni casi abbiamo aiutato i soci a mettersi insieme. Christian è un esempio. Simona e Armando sono un altro esempio, ok? Però servono persone che ti danno confidenza, perché tutte le volte che tu incontri, parli o senti qualcuno, ma la televisione potrebbe essere, parli, senti qualcuno che porta dal lato opposto, lo dico sempre, non un corpo che viene tirato da due forze opposte, magari uguali, rimani fermo. Faccio le cose anche quando non ho voglia, faccio le cose anche quando non mi piacciono, faccio le cose anche se non ci sono le condizioni. E tu vieni dal mondo olistico, no? Dove i pianeti devono essere allineati, dove devo tornare i numeri e la numerologia va bene, io spingo quando ci sono i numeri, ma quando non ci sono li faccio tornare. Sarà meno produttivo, funzionerà di meno, ma pedalo comunque. Come il rower, no? Chi di voi ha mai fatto il rower in palestra? E nel CrossFit, quando ci sono i workout sul rower, io sono corto, ok? Ho leve corte, fatico di più, non la prendo come scusa sicuramente, ma quando
comincia a rallentare, le prime volte che facevo il rower, il coach ti dice: Giacomo, non fermarti, vai comunque anche se vai più lento, ma non ti fermare che è peggio. Stessa cosa nella vita, l'ispirazione e la confidenza io la cerco continuamente, ecco perché vado sempre a cercare. Io se non ho mentori, se non pago qualcuno, in questo momento non sto pagando nessuno e io sto pagando adesso una media di 30k a mese per i mentori. Non sto scherzando, vi faccio vedere i miei bonifici. Un retreat con mia moglie da 30k in due giorni, una crociera sempre con determinate persone che costa 65.000 euro per una settimana. Perché lo faccio? Perché, a parte che è un ritorno enorme, basta un'idea, ma soprattutto perché voglio circondarmi di persone molto più in alto di me, che mi ispirano, che mi danno confidenza e che parlano la mia lingua. Magari una superiore alla mia, immagina quanto velocità ti dà, giusto? Chi è che fa i PPF, ragazzi? Ok. Tutte le volte che ho un problema, ecco perché li faccio ogni mattina preventivo la cosa, ho un problema, oddio che me lo fa fare, ma perché mi ricordo dove vado, scrivo i PPF anche nei momenti no, poi ci sono i momenti sì, dove tutto 5 giorni fatturi di più, i clienti ottengono sempre più risultati, arriva il riconoscimento di qua, arriva la super intervista, arriva quello, quello, quell'altro, poi ci sono 5 giorni, 3 giorni, 2 giorni, 10 giorni che fa cagare. Ma tu vai avanti lì e io mi ricordo, qui continuo a remare, anche se non ho ispirazione, anche se ho la confidenza, perché poi arriva di nuovo questo e qui farò la differenza. Quando io sono qui e continuo a remare, ho la collina in bocca perché dico, cavolo, i miei competitor non lo fanno. La maggior parte dei miei competitor so benissimo che non lo fanno. Con la pianificazione fiscale molte persone ci hanno copiato il movie funnel, no? Si sono messi lì a copiare parola per parola ogni singola slide del movie funnel, che ormai va avanti da 3 anni, l'hanno visto tutti, no? E ho saputo di questo mio competitor che ha provato a fare questa roba qui, che è un commercialista, pianificatore fiscale, che sa probabilmente pianificare anche lui, non so come. Erano messi insieme due soci per farlo, uno che si occupava del marketing e uno la pianificazione fiscale. Hanno cominciato a metterci la faccia a fare questa roba qui. Dopo un mese, di che è successo? Ha detto no, abbiamo smesso perché l'altro, il mio socio, questo lo conoscevo, quello che faceva marketing, è un mio cliente, il mio socio si è spaventato perché ha ricevuto da un gruppo di quelli che, non vi dico il nome perché non devo fare pubblicità, ha ricevuto merda da questo gruppo e si è fermato subito. I chili di merda che devono arrivare, quello è niente, vieni avanti, no? E questo stesso gruppo, ma sai lì la merda che mi hanno tirato tutti i giorni? Mi hanno fatto solo pubblicità, sono anni che mi sparano merda contro, che alla fine quella merda è diventata concime, sono nati i fiorellini. Però devo ricordarmi l'ispirazione, perché i problemi saranno tanti, e i problemi sono all'ordine del giorno, giusto?